Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio unboxing su Magic the Gathering. Io sono il vostro caro Giulio ed oggi inizieremo questo nuovo format di unboxing dove non andremo più a sboxare i set pre-release, ma andremo di volta in volta ad aprire 5 pacchetti di varie espansioni. Per i prossimi episodi vi faccio già piccolo spoiler: andremo a vedere Pyrexia, Tutto diverrà uno e Dominaria. Tutti i pacchetti saranno buste dell'espansione, quindi non set draft, buste draft, perché secondo me queste sono quelle che hanno il valore, come possiamo dire, un rapporto qualità-prezzo migliore. Si può trovare molte più cose interessanti qua dentro rispetto alle buste per draft, mentre per draft magari sono più consigliate se si vuole giocare con gli amici e quindi avere poi possibilità di modificare i propri mazzi. Quindi, premessa fatta, possiamo iniziare con la prima busta dell'espansione di Pyrexia, Tutto diverrà uno. Ho tantissime aspettative per questa espansione, i pyrexiani, le cose artefatto mi piacciono sempre un botto e ho visto cose interessanti. Riusciremo a trovare Ash Norm, una roba del genere, mi sembra che si chiami, cioè lei. Scopriamolo. Mettiamo da parte questi pacchetti e andiamo ad aprire il primo. Ho le nostre forbici belle. Le vecchie forbici ci sono ancora. Ve lo state chiedendo. Non escludo inoltre che in futuro potrebbero tornare di nuovo i box pre-release. Assolutamente. Ma queste sono più corrette secondo me. Nelle buste dell'espansione, tra l'altro, abbiamo già trovato una cosa super figa. È presente anche una, chiamiamola carta, che a tutti gli effetti è una carta, però con l'illustrazione completa di una delle illustrazioni presenti all'interno del set. E sono una cosa che sto collezionando per le varie espansioni, sono bellissime. Tra l'altro esiste la versione in teoria normale e quella con la firma del disegnatore, in questo caso Flavio G, direi. Yes, bellissima. E dietro andiamo a vedere che c'è Pyrexia, Tutto diverrà uno, illustrazioni che con la luminosità difficilmente, ecco, riuscirete a vedere. E questa è caro Monix, il re dei ratti di Flavio Giron, direi, italianissimo. Ho adesso un dubbio perché questo a tutti gli effetti è retro e questa, mio Dio che belle, è la prima carta del nostro pacchetto, che è una palude, una semplicissima, chiamiamola così, palude, in versione full art, foil, pyrexiana, con tutte le scritte in pyrexiano. Ecco, non mi aspettavo di trovare subito una full art pyrexiana, palude, non so che troppa abbiano, che rateo abbiano per essere trovate, ma magnifica, magnifica, non, è bellissima. Avanziamo allora e vediamo la prossima carta, che è un sussurro del Tross, un istantaneo che costa solo un mana nero, una creatura bersaglio prende -1/-1 fino alla fine del turno e poi ci dice prolifera, che ce lo spiega anche: scegli un qualsiasi numero di permanenti o giocatori, poi metti su ognuno un altro segnalino di quel tipo già presente. Per niente male, molto molto comodo, prolifera e molto utile se si ha un mazzo appunto segnalini. Tra l'altro bello, una creatura prende -1/-1 e poi proliferiamo, quindi diventa un -2/-2 sostanzialmente. Molto bello, molto bello. Nella vita, tra l'altro, scusatemi, potentissima questa carta qua perché costa uno solo e perché gli diamo subito almeno servi i Tain d'acciaio, Eli, Minaia, l'illustratrice o l'illustratore, insomma. Bello, sussurro del Tross, direi che è proprio
penso siano proprio indicate per il meta, però sempre comode una terra che abbia un effetto in più non è male. Nel dominio di Shieldred, che forse speriamo di conoscerla in Dominaria Unita, i Tamed Zayo muovono una guerra senza fine nella sua lunga ombra. Martin de Diego Shatapa, non so come si lega là con quel simbolo, terra sfera, le fosse di Tross, perché in Pyrexias abbiamo tutte sfere, che ogni sfera praticamente è un reame, possiamo così definirlo, le fosse di Tross, quindi una terra che la distinguiamo da qua. Spostiamo un attimo perché sennò è un casino, allora facciamoci un po' di ordine. Ok, molto bene. E qua abbiamo bomba cranio del Tross. Ci sono tipo le bombe arcane, vediamo. Artefatto che costa un mana. Sì, sono le nuove bombe arcane. Oh mio Dio, che bellezza. Bomba cranio del Tross costa un mana. E tappando un mana sacrifichiamo la bomba cranio del Tross. Peschiamo una carta. Bello. Bello, bello. Tappando invece tre, di cui un mana nero, sacrifica la bomba cranio del Tross. Riprendi in mano una carta creatura bersaglio del tuo cimitero. Pesca una carta e attiva solo come una stregoneria. Non male. Ribolle nell'ambizione di uno spietato gladiatore. Caboleps. Bello. Bomba cranio del Tross. Molto interessante. Costa 6 mana, di cui uno nero. È un 5-5 con tocco letale. Di per sé non male. Quando in Erarca Crudele entra nel campo di battaglia, ogni avversario scarta una carta. Per ogni avversario che non può farlo, guadagni 4 punti vita. Bello, che non può farlo. Interessante. Il Vangelo delle Bugie ha un suono più dolce quando viene sussurrato da molte bocche. Allen Williams, l'illustratore del Nerarca o della Nerarca Crudele. Bello, bello, bello. E ancora continuiamo, arriviamo già alle nostre non comuni. La trappola del siero, un istantaneo blu che costa 2 mana, di cui uno blu. Fai tornare un permanente non terra bersaglio in mano al suo proprietario. Se quel permanente aveva un valore di mana pari o inferiore a 3, prolifera. Scegli un qualsiasi numero di permanenti o giocatori, poi metti su ognuno un altro segnalino di ogni tipo già presente. Comodi questi prolifera, ce ne sono diversi a quanto pare. Porta un messaggio dalla fornace auto. Ah! Lauren K. Cannon, l'illustratrice o l'illustratore, l'illustratrice penso Lauren. Scott.
ancora abbiamo la prima versione alternative, Pyrexia, punitrice della fornace, creatura guerriero pyrexiano, che costa 3 mana di cui 1 brusso, è un 3-3 con minacciare, bello, bello. All'inizio del mantenimento di ogni giocatore, la punitrice della fornace infligge 2 danni a quel giocatore, a meno che quel giocatore non controlli 2 o più terre base. Ci sta, bello, 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 comoda per i primi turni, oppure se riusciamo a distruggere le terre dell'avversario, incidi le tue vittorie nel ferro, così che il mondo possa celebrarle per l'eternità. Flavio Giron. Oddio, vedere che ha fatto tutte le... No, sarebbe troppo, troppo bello. Flavio Giron, anche per questa illustrazione della punitrice della fornace. Bellissimo, bello questo bianco, questo sfondo. Questo bianco e nero, insomma. Bello, bello. Oh, un'altra, attenzione. Il ratto. Siamo già alla prima rara mitica. Attenzione, seguita da la punitrice della fornace foil, molto bella, molto bella, e seguita a sua volta ancora dalla pedina che avevamo visto all'inizio, che è l'acaro pyrexiano. Che brutto, pedina, creatura artefatto acaro pyrexiano. Sarei curioso di sapere quanto è piccolo questo acaro. Mettiamo di qua le punte.
immagino una creatura pirexiana di fuoco così a pelle. Vediamo. Pirexia, tutto diverrà uno. Liberare dalla carne illustratore Isis. Ah, yes, ah, yes. E sotto, come avete già potuto vedere, abbiamo una palude full art incredibile. Diversa appunto da quella di prima, terra base, palude. Meravigliosa. Iniziamo allora con la bomba cranio della fornace, un'altra. Un artefatto che costa sempre un mana. Tappando un mana generico, sacrificandolo, appeschiamo una carta. E tappando due mana, di cui uno rosso, e sacrificando la bomba cranio della fornace, mettiamo due segnalini olio su un artefatto, su una creatura bersaglio che controlli. Pesca una carta, attiva solo, come una stregoneria. Comoda. Specie in sintonia con quell'altra che però era blu rosso, sempre blu rosso, un po' monotono per me. Arde con la passione di un creatore senza limiti. Matt Forsyth, l'illustratore della bomba cranio della fornace. Avanti con la prossima. Crescendo fiammeggiante, un istantaneo che costa due mana, di cui uno rosso. Una creatura bersaglio prende più 3 più 1 fino alla fine del turno. Esilia la prima carta del tuo grimorio. Fino alla fine del tuo prossimo turno puoi giocare quella carta. Si definiscono la fornace silente. Che ironia. Tyvar. Illustrazione di Tiffany Turrill. Crescendo fiammeggiante. Abbiamo poi il socchignatore di Kuldotha, creatura iena pirexiano che costa 3 mana, di cui uno rosso. È un 2-3. Contravolgere. Ogni qualvolta il socchignatore di Kuldotha attacca, prende più x più 0 fino alla fine del turno, dove x è il numero di permanenti con segnalini olio che controlli. Carino. Carino. Rideresti anche tu se avessi aperto un varco con il fuoco attraverso lo stomaco di un Tyrannax. Maxime Minard per questa illustrazione. Succhignatore di Kuldotha. Interessante questa meccanica dei segnalini olio. E poi abbiamo il centurione, Maglio Forgia. Creatura guerriera firexiano che costa 3 mana, di cui uno rosso, ed è un 3-2. Ogni qualvolta un'altra creatura o artefatto che controlli vengono messi in un cimitero dal campo di battaglia, metti un segnalino olio sul centurione Maglio Forgia e avanti. Ogni qualvolta il centurione Maglio Forgia attacca, puoi rimuovere due segnalini olio da esso. Quando lo fai, una creatura bersaglio non può bloccare in questo turno. Carino. Vladimir Krizetskiy. Carino anche lui. Arriviamo al primo equipaggiamento di questa espansione che troviamo. La taglia carne infestata. Artefatto equipaggiamento che costa 2 mana, di cui uno bianco. La creatura equipaggiata prende più 2 e più 0. Ogni qualvolta la creatura equipaggiata attacca, crea una pedina creatura artefatto acaro pirexiano 1-1 in colore con tossico 1. E questa creatura non può bloccare. Bello. Equipaggiare 3, di cui uno bianco. Parecchio costoso il costo di equipaggiamento, però ci sta. È molto valido perché creiamo pedine ogni volta che attacchiamo. Non male. Giuseppe Parodi come illustratore della taglia carne infestata. Non comune, seguita dalla vedetta impicchiata. Creatura artefatto costrutto pirexiano che costa un solo mana bianco. Ed è un 1-2 con volare cautela. Magnifico. Magnifico, è quasi un Memnight 2.0. È difficile essere certi con questo bagliore, ma quelli devono essere i suoi calcieri di rinforzo. Sono arrivati, finalmente. A quanto pare no. Faran
tradizione gioiosa, stregoneria che costa un mana rosso. Distruggi un artefatto bersaglio. Se controllavi quell'artefatto, crea tre pedine creature goblin pirexiano, una e una russe. Ura Brask incoraggia la creatività in tutte le sue forme, anche quelle distruttive, soprattutto quelle distruttive. Duan Dong Chu, per questa illustrazione. Abbiamo il pescatore di Mercurio, molto bello, molto bello. Creatura draghetto pirexiano che costa 5 mana, di cui 2 blu, ed è un 4-3. Quando il pescatore di Mercurio entra nel campo di battaglia, pesca una carta, poi scarta una carta. Phyrexia si estenderà dai mari ai cieli, dai mari ai cieli, tra i mondi e le realtà, ineluttabile e perfetta, perché è tutto una macchina. Siddharth Chaturvedi, l'illustratore o l'illustratrice di questa carta. Seguita attenzione. Ah, è quello che abbiamo trovato qua. Ma dai. È proprio lui. Che fortuna. Che fortuna. Ah, tra l'altro, attenzione. Non era, quella di prima non era illustrata sempre da Flavio Giron. Però, qua abbiamo Caro Monix, il re dei ratti. Creatura leggendaria, ratto pirexiano, che costa 3 mana. Qui due neri ed è un 3-3 con tossico 1. Gli altri ratti che controlli hanno tossico 1. Abilità abbastanza standard dei ratti, quella di avere una creatura leggendaria ratto che dà a tutti gli altri ratti delle abilità specifiche. Molto, molto comodo e molto fastidioso. Quando Caro Monix entra nel campo di battaglia, guarda le prime 5 carte del tuo grimorio. Puoi rivelare un qualsiasi numero di carte ratto scelte tra esse e aggiungere le carte rivelate alla tua mano. Metti le altre in fondo al tuo grimorio, in ordine casuale. Bello. Sempre appunto come dicevamo, Flavio Giron. E dopo Caro Monix abbiamo una stregoneria rara. Il crepuscolo del sole verde. Stregoneria appunto che costa X più un mana verde. Rivela le prime X carte più una del tuo grimorio. Scegli una carta creatura e o una carta terra tra esse. Aggiungi quelle carte alla tua mano e metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Se X è pari o superiore a 5, metti invece le carte scelte sul campo di battaglia o aggiungile alla tua mano e metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Però non male. È un Gaohan per questo crepuscolo del sole verde, molto bello, molto molto forte anche, un po' costoso quell'effetto aggiuntivo, però mettiamo direttamente sul campo di battaglia. E a seguire abbiamo una foil comune, che è l'ultima di questo pacchetto, le gambe lunghe di rame, creatura ragno firexiano, che costa 2 mana, di cui uno verde ed è un 1-3, con raggiungere, tappando 2 mana, di cui uno verde, e sacrificando questa creatura, proliferiamo. Le sue ragnatele non sono di vera seta, ma tessute da migliaia di delicati fili di micosinti, una sostanza dei pirexiani. Nicolas, faccio fatica a leggerlo perché è foil, Nicolas Gregory, per questa illustrazione foil. Tra l'altro, carte foil che sono un po' strane perché le senti che sono più spesse, sono particolari. Foil comune, la mettiamo qua sotto. Andiamo allora con il
quasi dimenticando. Mettiamo i sleeves, le nostre due rare trovate adesso. Che sennò poi succede un casino se ci dimentichiamo e le roviniamo. Tac. E Garmonix, bello Garmonix, il re dei ratti. Molto molto bello. Tac, perfetto. Tornando a noi. Questa chi è? Non è quella che abbiamo trovato prima, ma è l'avviluppatore falciaereo di Hegel. Cipalzaro. Mostrone, grossissimo anche questo, apparentemente, magari piccolissimo. Brutto, brutto, brutto. E abbiamo qui una foresta. Iniziamo a leggere la marmaglia del camino. Creatura guerriero goblin firexiano che costa 4 mana di cui uno rosso ed è un 3-3 con rapidità. Quando la marmaglia del camino entra nel campo di battaglia, crea una pedina creatura goblin firexiano, 1 e 1 rossa. Sono violenti, testardi e imprevedibili fino al midollo. Sarà divertente osservare sacrificare una creatura. Quando
Lexiano, che costa 5 mana, di cui 1 nero. È un 4-4 con tossico 2, attenzione, molto forte questo. I giocatori che viene inflitto danno da combattimento da questa creatura ottengono anche 2 segnalini veleno. Quando il paladino evoca Nim entra nel campo di battaglia, riprendi in mano nel campo di mentre riprendi in mano dal tuo cimitero una carta creatura bersaglio inferiore a 3. Però c'è tossico 2, in più prendiamo in mano del cimitero una creatura. Caspita, ma li hanno fatti veramente dei treni quelle carte di questa espansione. Si picchia, ce n'è più di qualcuna molto valida. Rosicchiatore squittente, creatura ratto firexiano che costa 3 mana, di cui uno nero, ed è un 1-4 con corrotto. Sacrifica un artefatto o una creatura, pesca una carta. Attiva solo se un avversario ha 3 o più segnalini veleno e solo una volta per turno, ok? Ciò che non può essere rifatto verrà disfatto un pezzetto alla volta. Illustrazione di Nils Ham. Carino anche lui, particolarmente interessante. E qua abbiamo il Consacratore. Consacratore di Urabrask, creatura artefatto mago firexiano che costa 5 mana, di cui uno rosso, ed è un 4-2. Quando il Consacratore di Urabrask entra nel campo di battaglia, infligge X danni a un qualsiasi bersaglio, dove X è il numero di permanenti con segnalino olio che controlli. È utile questo segnalino olio, è molto, molto utilizzato, bello. Sarai la fiamma che brucia il mondo o lascerai che ti consumino come semplice carburante. Yung Shan, illustratore, illustratrice di questa bellissima art. E abbiamo un'altra full art alternative, che è il Thrun, che rompe il silenzio. Creatura leggendaria sciamano troll che costa 5 mana, di cui 2 verdi, ed è un 5-5. Questa magia non può essere neutralizzata. A travolgere Thrun, che rompe il silenzio, non può essere bersaglio di magie non verdi controllate dai tuoi avversari o di abilità di fonti non verdi controllate dai tuoi avversari. Caspita. Fintanto che il tuo turno Thrun è indistruttibile. Però Yuki Fushisawa, male sta creatura leggendaria sciamano troll, non può essere neutralizzato. A travolgere è immune dalle magie non verdi degli avversari o delle abilità di fonti non verdi, e fin tanto che il tuo turno è indistruttibile. Alla faccia, bello, molto bello. E abbiamo poi un'altra rara, che è Kemba Ka, incrollabile, creatura leggendaria chierico felino, che costa 2 mana, di cui uno bianco, ed è un 2-2. Ogni qualvolta Kemba Ka incrollabile o un altro felino entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, assegna fino all'equipaggiamento bersaglio che controlli a quella creatura. Bello. Le creature equipaggiate che controlli prendono più 1 e più 1. Bellissimo anche questo. Tappando 5 mana, di cui 2 bianchi, crea una pedina a creatura felino 2-2 bianco, e ogni qualvolta che entra in campo felino possiamo assegnare un equipaggiamento. Bello, 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 molto comodo. Zoltan Boros, l'illustratore di questa carta. Abbiamo una foil passo falso veniale non comune, che costa un mana blu, neutralizza una magia bersaglio con valore di mana pari o inferiore a 1. Un po' più comoda all'inizio, da dar subito fastidio all'avversario. Bello. Per quante volte ne avesse già avuto esperienza, Sarnvax apprezzava sempre l'espressione di orrore sul volto dei suoi nemici quando si rendevano conto del loro errore. Bello. Proprio da giocare subito. E infine abbiamo una extra, quanto pare.
volta che Z ti attacca, copia ogni carta esiliata con un contatore kick su di esso, puoi castare la copia. Ah. Che quindi abbiamo una pedina, non è vero, ti è venuto invece carina. Brutti, speravo almeno di avere una pedina, accidenti. Però andiamo a vedere la nostra illustrazione in bianco e nero. Lei l'abbiamo vista nella collezione, è un Planeswalker che inizia con la V, mi sembra, e qua è la versione corrotta, Virxia. Andiamo a vedere subito il nome, mi sfugge. Come ti chiami? Frasca, esatto. Pungiglione del tradimento, illustrazione di Sanzio. Bellissima, molto molto bella. Molto molto bella. E abbiamo poi una montagna full art. Mamma mia ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Alina Tanner. Ma di cosa stiamo parlando? Da farci un collage, appendere, fare un quadro solo di terre, di full art, di magic, bellissimo. Portatrice del testamento, creatura guerriero firaxiano che costa 4 mana, di cui uno nero, ed è un 4-1. Quando la portatrice del testamento muore, guarda le prime 3 carte del tuo grimorio, aggiungine una alla tua mano e metti le altre nel tuo cimitero. Porta con orgoglio il fardello del credo di Firaxia, sia in senso figurato che letterale. Paluca, Raluca, Marinescu, per questa portatrice del testamento. A seguire abbiamo la centuriona tagliagole, creatura artefatto guerriero firaxiano che costa 3 mana, di cui uno nero, ed è un 2-2. Sacrifica un altro artefatto o un'altra creatura. La centuriona tagliagole +2/+2 fino alla fine del turno, attiva solo una volta per turno. Siamo entrambi al servizio del demone Tain. Le sue parti sarebbero più utili al mio servizio. Le tue parti sarebbero più utili al mio servizio. Ariel Perez, per questa creatura artefatto. E ancora abbiamo la marmaglia del camino, che abbiamo già visto, quindi saltiamo. E abbiamo anche lo scagliaframmento, che abbiamo già visto. Molto bello, tra l'altro. Di nuovo invece abbiamo la comunione necrogena, incantesimo aura che costa 2 mana, di cui uno nero. È un incanta creatura che controlli. La creatura incantata ha tossico 2. Quando la creatura incantata muore, rimetti quella carta sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. Però. Hernanda Souza, per la comunione necrosena, bello, molto molto bello, molto forte anche direi. Ho fatto un po' di casino in realtà, perché qua abbiamo le va bene, non è un problema. Germoglio cancrenoso, creatura fungus firaxiano che costa 2 mana, di cui uno verde, ed è un 3-2. Tappando uno e sacrificandolo, scegliamo uno. Distruggere
ambasciatore. Ups. Non sono giusto. Sono giusto. Ambasciatore delle lame. Creatura assonnato firexiano. Che costa 2 mana, di cui uno bianco. Ed è un 3-1. L'ambasciatore delle lame entra nel campo di battaglia con un segnalino olio. Tappando uno, rimuovi un segnalino olio dall'ambasciatore delle lame. L'ambasciatore delle lame è indistruttibile. Spinge qualsiasi lama. Genera Vena Tran. Bello. Ci piace, molto comodo, molto utile. Attenzione, cambia il loghetto. Ma sempre All We Be One, immagino che sia. Non è vero, ONG. Ah, perché se qua saranno Commander, ok. Squadra d'assalto sul cacelo. Creatura cavaliere felino. Costa 3 mana, di cui uno bianco ed è un 2-2 con volare. Ha l'abilità mischia. Ogni qualvolta questa creatura attacca, prende più ne più uno, fino alla fine del turno per ogni avversario che è attaccato in questo combattimento. Tenente, fin tanto che controlli il tuo comandante, le altre creature che controlli hanno mischia. Bello, carino. Slavomir Maniac. Bella squadra d'assalto sul cacciolo, bello. Cavaliere felino, quindi coloro che vanno a contrastare l'avanzata di Pyrexia. E a seguire abbiamo il cronista, la cronista dello Zenith. Creatura artefatto costrutto pyrexiano che costa 2 mana generici ed è un 3-1. Ogni qualvolta un giocatore lancia la sua prima magia multicolore in ogni turno, ogni altro giocatore pesca una carta. Osserva immobile il giorno infinito, tranne per la danza inquietante e contorta a cui si lascia andare quando ogni sole raggiunge il suo apice. Johan Bolgin, cronista dello Zenith. E come ultima abbiamo una foil non comune, paladino della predazione. Creatura cavaliere firexiano che costa 7 mana, di cui 2 verdi. È un 6-7 con tossico 6. Tossico 6. Il paladino della predazione non può essere bloccato da creature con forza pari o inferiore a 2. Da creature con forza pari o inferiore a 2, ok. Le strategie e le politiche dello sciame crudele sono ingegnose quanto lo stesso Warren Clex. Lorenzo Mastroianni, illustratore del paladino della predazione. Grosso, enorme. E arriviamo quindi in fondo al nostro video con l'ultimo box, l'ultimo pacchetto, ma non prima di slivare le nostre due rare appena trovate. La cronista, il cronista dello Zenith, essendo un artefatto probabilmente il anche la sentinella artefatto potrebbe essere, e poi la squadra d'assalto sul cacciolo. Ebbene, iniziamo ad aprire il nostro ultimo pacchetto. Abbiamo un giochino extra Magic Dominario, che purtroppo, mia cara Wizard, non ci interessa. E poi abbiamo un'illustrazione particolare, immagino che sia così, il dritto di questa pianta che sale. E poi abbiamo una bellissima, dopo, una cosa alla volta. Gola di linea ramata di Sergei Klusakov. Adesso possiamo arrivare alla nostra bellissima, incredibile, meravigliosa, fantastica pianura di Alaina Tanner. È veramente un piacere per gli occhi vedere queste terre. Mamma che belle. E sotto iniziamo con le radici assetate
School Jack, illustratore delle radici assetate, seguita da Lo Spostatore di Dune, un artefatto, creatura, golem, firexiano, bello, 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 costa 2 mana, è un 2-1, con tossico 1. Quando Lo Spostatore di Dune entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta a terra base. Rivelarla, puoi rimescolare e mettere quella carta in cima. Peccato che non possiamo prenderla in mano. Le sabbie imprevedibili e cangianti erano considerate un affronto sfacciato alla singolarità della carne. Kay Walker per Lo Spostatore di Dune. Infermiera della peste. Creatura chierico firexiano che costa 4 mana, di cui uno verde, ed è un 3-4 con tossico 2. Tappando 3, di cui un mana verde, ogni altra creatura non con tossico che controlli a tossico 1 fino alla fine del turno. Ogni altra creatura con tossico che controlli a tossico 1 fino alla fine del turno. Attiva solo una volta per turno. Segnalini muore. Un giocatore a cui viene inflitto danno da combattimento da una creatura con tossico ottiene anche segnalini di valore pari al valore totale. Ah, ok, pari al valore totale di tossico di quella creatura. Ah, ok, ok. Quindi è un tossico 1 che si va ad aggiungere al tossico originale. Ok, bravi che hanno inserito questa dicitura. Bravi, 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 bello. Marcella Bolivar come illustratrice dell'infermiera della peste, che viene seguita dal Vorrak contagioso, creatura bestia cinghiale pirexiano, che costa 3 mana, di cui uno verde, ed è un 3-3. Quando il Vorrak contagioso entra nel campo di battaglia, guarda le prime 4 carte del tuo grimorio. Puoi rivelare una carta a terra scelta tra esse e aggiungerla alla tua mano. Metti le altre in fondo del tuo grimorio in ordine casuale. Se non hai aggiunto una carta alla tua mano in questo modo, prolifera. Maxime Minard, questo Vorrak contagioso, cinghialone gigantesco pirexiano. Abbiamo poi il prosciugatore pestilenziale, creatura insetto firexiano che costa 2 mana, di cui uno nero, ed è un 1-1 con volare e tossico 1. Carino, carino, volare tossico 1 non è male. I pretori delle altre sfere si chiedono in segreto come faccia Scioltred ad avere sempre a sua disposizione scorte supplementari di olio scintillante. Brian Valesa per il prosciugatore pestilenziale. Hai capito? La furbetta di Scioltred. Cantore del massacro. Creatura chierico firexiano che costa 2 mana, uno verde e uno bianco. Ed è un 2-2, con tossico 2. Ogni qualvolta un'altra creatura con tossico che controlli attacca, prende più 1 e più 1, fino alla fine del turno. Bello. Dopo aver ceduto al brivido della caccia, non sarebbe mai più potuto tornare al silenzio della basilica. Adam Bourne, per il cantore del massacro. Tutti corrotti a Firexia. Il granicolo bilioso, creatura insetto firexiano che costa un mana nero ed è un 1-1, con tocco letale e tossico 1, fastidiosissimo, fastidiosissimo. Fate attenzione a dove mettere i piedi qui intorno, qualsiasi cosa possiate calpestare probabilmente ai denti. Caravrist, capospia della resistenza, illustrazione di Svetlin Velinov. Granico biglioso. Abbiamo poi Assalto Benefico, stregoneria, che costa 5 mana, di cui 2 verdi. Le creature che controlli prendono +2/+2 fino alla fine del turno. Ogni qualvolta una creatura blocca in questo turno, il suo controllore ottiene un segnalino veleno. Bello, 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 bello. Anche mentre abbattevamo la bestia, potevamo sentire il suo veleno agire nel loro sangue, alterare
lo scherzo spolpa ossa, tocco letale e legame vitale. Wow, bello. Persino la più insignificante delle creature può essere perfezionata. Bello. È sempre il nostro Flavio Giron. Scherzo spolpa ossa. Seguita da una rara, la forgia di Urabrask. Artefatto che costa 3 mana, di cui uno rosso. All'inizio del combattimento, nel tuo turno, metti un segnalino olio sulla forgia di Urabrask. Poi crea una pedina creatura orrore firexiano X1, rossa, con travolgere rapidità, dove X è il numero di segnalini olio sulla forgia di Urabrask. Però, sacrifica quella pedina all'inizio della prossima sottofase finale. Carino. Carino, carino. Metti un segnalino olio e quindi poi non rimuoviamo i segnalini olio. Bello. Fase bellissima, molto fastidiosa. Momento chiave con l'incostazione di Lee Setia One. Molto bella. Forza di Urabrask. E l'ultima carta di oggi è una carta comune foil. Perturbazione planare. Incantesimo aura che costa 2 mana, di cui uno bianco. Incanta artefatto, creatura o planeswalker. Il permanente incantato non può attaccare o bloccare e le sue abilità attive non possono essere attivate. Le difese planari di Nuova Phyrexia dispersero la squadra d'assalto dei planeswalker dell'approdo. Elshnorn sapeva del loro arrivo. Elshnorn che per il momento non abbiamo trovato. Illustrazione di Campbell White. Quindi ragazzi, mettiamo una sleeve alla nostra forgia di Urabrask e tiriamo le somme per questo video in cui abbiamo trovato non poche rare, devo dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rare su 5 pacchetti, per niente male, devo dire. E poi, vabbè, che ve lo dico a fare, queste bellissime carte illustrazioni full art e queste ancora più magnifiche terre. E ci sono anche queste terre in versione full art, bellissimo. Bene ragazzi e ragazze, vi ringrazio come sempre per essere rimaste qui con me fino ad adesso. Ci vediamo settimana prossima con i prossimi 2 video, uno sulla collezione e uno con un altro unboxing. Ancora grazie e un buongiorno, una buonanotte, un buon tutto dal vostro